Ciao Maria, buongiorno, io sono Alessio Cocchi di PlanetEmpoli.it, ben arrivato e benvenuto ad Empoli. Grazie. Senti, non per metterti subito pressione addosso, però tu arrivi qua ovviamente in sostituzione di Guglielmo Vicario, che qua ha fatto la storia, ha scritto pagine importanti, è stato il miglior portiere insomma, della storia dell'Empoli. Ti chiedo questa cosa qua quanto ti galvanizza, ti responsabilizza, ti dà adrenalina e quanto anche però sei orgoglioso del fatto che l'Empoli proprio per questa cosa qua ha pensato unicamente e sempre solo a te, quindi avendo in mente soltanto un nome che era il tuo. Ma sicuramente vengo qua al posto di Guglielmo, che diciamo che ha preso il volo perché è andato in Premier League. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Sicuramente negli ultimi 2 anni è stato uno dei migliori portieri della Serie A, se non il migliore insieme a Maignan. Quindi sicuramente questa cosa qua la sento, però non la sento come una pressione negativa, la vedo come una cosa che mi inorgoglisce, una cosa che mi spinge a lavorare e uno stimolo tutti i giorni per dimostrare a me in primis che posso essere a livello suo o che comunque ci posso arrivare col tempo, col lavoro di tutti i giorni. Ciao Elia, Simone Galli, Pianeta Empoli, Tutto Mercato Web. Ti volevo chiedere, ti hai avuto una parabola diciamo ascendente, no? Perché Pro Patria, poi Bari, poi Napoli, Empoli. Intanto ti chiedo se secondo te Empoli è la scelta giusta come trampolino e poi quanto è stata formativa per te l'esperienza inglese, visto che dicevi anche di Vicario che è andato in Premier League, un'esperienza che magari hai vissuto non molto da protagonista nel Leeds prima squadra, ma ti chiedo appunto cosa ti ha lasciato quell'esperienza. Allora, la prima domanda, credo che Empoli sia la piazza giusta per affrontare per la prima volta il campionato di Serie A. Poi l'esperienza di Leeds, l'esperienza in Inghilterra mi ha lasciato molto, sia a livello di campo, sia a livello personale. A livello di campo, perché comunque all'estero si vive il calcio in maniera diversa, si vede il calcio in maniera diversa e quindi i mister ti allargano un po' la mente, ti fanno vedere cose che magari in Italia siamo tutti un po' più stigmatizzati. A livello personale mi ha lasciato molto perché comunque ho vissuto durante il Covid, questo è stato a tratti anche pesante, però credo che tuttora mi abbia lasciato molto. Ciao Elia, Maurizio Bolognesi, Radio Bruno. Empoli, come hai detto tu, è una piazza giusta, una piazza importante per la crescita della tua carriera, per il proseguimento della tua carriera. Qui tanti giovani, Vicario nell'ultimo esempio, ma tanti, veramente tanti, hanno spiccato il volo per situazioni importanti. Altri ne stanno venendo perché oltre a te sono arrivati altri giovani importanti. Quindi ti chiedo come ti stai trovando in questi primi giorni qui a Empoli, che gruppo si sta creando, che rapporto hai con gli altri, ti trovi bene, c'è qualcosa ancora da affinare, com'è il tuo impatto con la società e con la città? Ah, credo che fin da subito io mi sono trovato bene, qualcuno già lo conoscevo, hai detto bene tu, siamo tanti giovani, quindi anche magari entrare in un gruppo con tanti giovani certe volte è anche più facile, però credo che gli anziani del gruppo, se così vogliamo chiamarli, sono tutta gente per bene, tutta gente che ci sprona a dare il meglio di noi, gente con esperienza, gente che ha fatto carriera, quindi gente da cui tutti noi possiamo prendere qualcosa. L'impatto con la società, con le strutture, con tutto è stato ottimo perché l'Empoli è in tutto e per tutto una società di Serie A e sinceramente credo che abbia poco da invidiare ad altre piazze di Serie A. Edoardo Chiozzi, TGR Toscana. L'anno scorso hai avuto comunque modo di confrontarti anche con una piazza numericamente importante come quella di Bari. Lì com'era stato il salto da diciamo, una realtà più piccola come quella della Pro Patria a una società ambiziosa come quella del Bari? Il salto è stato normale, graduale per la crescita. Alla fine io mi sono sempre concentrato solo sul campo, su quello che dovevo fare in campo. Il resto mi sono goduto sinceramente gli stadi pieni, le tante persone che venivano a vedere gli allenamenti, le tante persone che venivano in trasferta. È stato tutto un ammirare lo spettacolo di Bari come città e Bari come tifosi. Buonasera.
Io le faccio un'unica domanda, non ne farò altre, quindi è un po' personale, anche se consona alla situazione. Quindi lei viene dal Bari, quindi avete fatto un bellissimo campionato, nonostante insomma non siate riusciti ad andare in Serie A, è stato acquistato dal Napoli, girato all'Empoli. Quali sono le ambizioni di sue, di Elia Caprile in questo campionato? Visto che qualcuno, io mi baso, cioè leggo molto i social, qualcuno ha detto, diciamo, lasciate una società come il Bari per andare a Empoli, che è una società che non ha ambizioni. Guardi che la salvezza è una grande ambizione per l'Empoli. Quindi le sue ambizioni in questa, diciamo, situazione che si è venuta a creare, che è stata acquistata dal Napoli e è stato girata all'Empoli. Ma questo è stato un passaggio normale, magari sotto certi punti di vista, però io non vedo la scelta di Empoli come una scelta sbagliata o irrispettosa verso Bari, perché comunque Bari è una piazza che gioca la Serie B, però come a livello di tifo, numeri, è comunque una piazza di Serie A. Empoli è una piazza di Serie A da tanti anni, lo è sempre stata quando io ero piccolo, lo è diventata. L'obiettivo, le ambizioni sono la salvezza, sia di società sia mie personali, perché comunque queste due cose qua vanno di pari passo. Sì, perché lei è un prestito secco, quindi questo. Ma io sono qui per aiutare l'Empoli a salvarsi. Ringrazio. Perché comunque faremo la storia, perché per 3 anni consecutivi l'Empoli non si è mai salvato. Non è mai successo. La ringrazio, faremo moltissimo. La grazie. Tanto mi piace, questo mantra vi sta entrando dentro in maniera molto forte, di fare la storia. Senti, mi piacerebbe capire da te che tipo di portiere sei. Io, è cambiato tanto il ruolo del portiere, tu sei un giovane, e se c'è un aspetto che pensi che ad oggi tu debba ancora migliorare. E poi ti chiedo anche cosa ti aspetti dalla Serie A, perché tu non hai mai fatto la Serie A, e quindi cosa ti aspetti da questo campionato, e quali possono essere per te le difficoltà maggiori con questo scalino? Tu, cioè, hai vissuto una B ad alto livello, perché la B dello scorso anno è stata veramente una a due, però lo scalino c'è. C'è, sicuramente c'è. Mi aspetto un campionato difficile, partite toste contro ogni squadra, perché comunque il livello c'è, l'hai detto tu, lo scalino c'è. Diciamo che magari la difficoltà più grande, soprattutto all'inizio, può essere quella, la velocità di pensiero, sia mia sia dei miei compagni, cose magari diverse rispetto all'anno scorso. Poi qualcosa in cui sicuramente devo migliorare, a parte che si può sempre migliorare su qualsiasi cosa, sono un portiere giovane, l'hai detto te, quindi ho tutto il tempo per migliorarmi. La cosa magari che non ho mai fatto e che quest'anno invece il mister ci chiede è il gioco coi piedi. L'anno scorso ci veniva chiesto poco, quest'anno invece vedo che il mister lo chiede tanto, e quindi ci sarà sicuramente da lavorare sodo su questo. Ti volevo chiedere se c'è un portiere a cui ti ispiri e diciamo così, che ti ha un po' spinto, no? E poi Buffon, sì. Ti volevo chiedere anche se te nasci portiere o se come altri... Sì, molto triste. E se come altri giocatori invece hai avuto un passato magari anche in altre zone del campo e poi hai scoperto questa vena da portiere? Solo portiere, fin da subito portiere, ispirato da Gigi Buffon, perché ho cominciato a giocare nel 2005-2006, quindi l'estate del mondiale, e mi sono innamorato di Gigi, del ruolo del portiere, e da lì ho cominciato la mia storia. Mancano pochi giorni all'inizio del campionato, prima ci sarà la Coppa Italia, poi il campionato, la prima partita qui in casa contro il Verona. Il mister vi sta, avete fatto questa parte di ritiro anche in Austria eccetera, come ti stai trovando con il mister, che rapporto c'è con Zanetti e quanto sentite, state contando i giorni e le ore per l'inizio di questo torneo? Ah, col mister fin da subito credo si sia instaurato un buon rapporto. Ovviamente ci dovremo conoscere, sia io lui che lui me. A livello Serie A, della seconda domanda, io personalmente non vedo l'ora che arrivi la Serie A, perché sono entusiasta, sono molto curioso di fare questo campionato, e poi perché gioco comunque contro la squadra della mia città.